Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Faremo un video che non facevo da tantissimo, una tipologia di video, o meglio, che non facevo davvero da tanto, ma è quella con cui ho iniziato e quella che in teoria dovrebbe essere la portante del mio canale, ovvero una recensione per quanto riguarda un libro. Infatti mi è stato richiesto da qualcuno di voi di recensire una saga che ho proprio concluso ieri. Sì, no, l'altro ieri forse, e che mi sta davvero a cuore e che è molto molto famosa, che sta facendo parlare molto di sé, soprattutto in questo momento, grazie all'arrivo della serie TV. Tanto di Shadowhunters, ovvero la particolare la saga principale, quella di The Mortal Instruments, che è composta dalla bellezza di 6 volumi. Ma passiamo alla trama. La protagonista di questo fantastico libro si chiama Clary Freyd, una ragazzina di 16 anni che ha una vita piuttosto normale, niente di diverso dalle altre sue coetanee, ha una famiglia, ha un miglior amico da quando è piccola, è appassionata di arte e appunto frequenta il liceo come tutte le ragazze della sua età d'altronde. Ma un giorno, andando in discoteca con il suo miglior amico, vedrà delle cose che nessun altro vede. Infatti, tra le persone che giravano, che ballavano per questa discoteca, noterà degli individui piuttosto singolari. Persone, o meglio ragazzi molto molto giovani, anzi suoi coetanei, vestiti di scuro, molto molto scuro, appunto vestiti di nero, questa tenuta da combattimento quasi, e che hanno il corpo, o meglio quello che si vede nel corpo dai vestiti, ricoperto di tatuaggi. E lei però non è questo a sconvolgere, diciamo, ma tanto il fatto che mentre tutti erano in discoteca tranquilli a ballare e a divertirsi, queste persone vestite di scuro uccideranno qualcuno e Clary vedrà l'omicidio in prima persona. E nessuno però sembra essersi accorto di quello che è successo, ovvero che lì all'interno della discoteca c'è stato un omicidio. In breve tempo Clary scoprirà che quelle persone non erano assolutamente assassini, ma anzi Shadowhunters. Cosa sono gli Shadowhunters? I Shadowhunters sono delle persone che hanno una particolarità molto molto speciale, ovvero quella di avere sangue angelico nelle vene, e quindi questo fa sì che loro abbiano dei poteri, abbiano delle potenzialità rispetto ai comuni mondani, come vengono nominati all'interno di questa saga, ovvero i normalissimi esseri umani senza poteri, in poche parole, come noi. E fa sì che appunto loro possano tatuarsi delle rune, che sono appunto quei tatuaggi che avevano su tutto il corpo, che aiutino a potenziarli, quindi ad essere più veloci, a rendersi invisibili, ed è per questo che in discoteca nessuno li ha visti, ma soltanto lei. E il fatto che lei li abbia visti infatti è una cosa molto molto strana, perché Clary non avrebbe dovuto vederli, essendo una mondana. Ma a seguito del rapimento di sua madre, che verrà rapita e in circostanze veramente veramente ambigue, in quanto Clary non si sa spiegare come, non capisce cosa è successo in casa, e quando torna a casa dalla madre, che non c'è in casa ovviamente, troverà il condominio distrutto con tutto appunto per aria, e sarà attaccata da una creatura stranissima e bruttissima, ovvero un demone. Clary verrà salvata però da uno di quei ragazzi in tenuta, questi Shadowhunters, un ragazzo appunto di nome Jace. Questi guerrieri appunto che hanno poteri particolari, che cacciano appunto demoni, quindi proteggono il mondo degli umani nella Terra dai demoni che vengono da altri mondi in generale, che invadono la Terra. Clary quindi entrerà in contatto con gli Shadowhunters e scoprirà che anche lei forse non è una mondana come aveva sempre pensato. Clary stessa scoprirà che sua madre forse l'ha mentito, le ha nascosto qualcosa per tutta la vita, qualcosa che sua madre appunto Jocelyn non voleva che scoprisse, ovvero che anche Clary è una Shadowhunters come appunto sua madre. Infatti sua madre ha cercato di tenerla nascosta dal mondo degli Shadowhunters per tutta la vita, sperando che appunto la figlia non ci entrasse mai in contatto. Alla fine Clary appunto si è trovata totalmente assorbita da questo mondo, un mondo tutto nuovo da scoprire e un mondo a cui lei appartiene molto molto profondamente. In questo libro ci sono misteri, ci sono un sacco di cose. È molto difficile per me parlarvi di questo libro, di questa saga, perché è davvero molto 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 complessa. In questo libro c'è di tutto, c'è amicizia, un forte rapporto di amicizia tra Clary e Simon, che è appunto il suo migliore amico e che è anche il mio personaggio preferito, un forte rapporto da tutti gli Shadowhunters che ci sta appunto Clary e gli Shadowhunters che andrà a conoscere, Jace in particolare che sarà il suo grande amore. Entrando a far parte del mondo degli Shadowhunters, la cosa che la preoccuperà di più è appunto scoprire dove sia sua madre, chi l'abbia rapita, cosa le sia successo e cosa le ha nascosto per tutti questi anni, o comunque perché la volesse tenere lontana dal mondo degli Shadowhunters, e cosa appunto l'avesse portata a fare un atto del genere. Clary appunto piano piano comincerà a riassemblare i pezzi del suo passato, a scoprire cose e a conoscere persone appunto che l'aiuteranno a scoprire cosa è successo, chi è che ha rapito sua madre e i legami familiari che Clary non pensava di avere, insomma.
Ci sono un sacco di cose veramente all'interno di questa storia. Questo in particolare è il primo volume, non vi sto ovviamente a raccontare, non posso farvi un racconto per tutti i 6 volumi, però vi garantisco che la storia è veramente veramente fatta bene. Infatti qualcuno ha rapito Jocelyn e questo stesso qualcuno desidera una cosa che per tutti i Shadow Hunters è molto molto importante, ovvero la coppa mortale, una coppa che è stata donata dall'angelo Raziel, ovvero l'angelo degli Shadow Hunters, a tutti i Shadow Hunters, a tutti in generale, è stata donata agli Shadow Hunters in modo che bevendo da essa anche i comuni mortali, i comuni mondani possano diventare appunto Shadow Hunters. Quindi senza questa coppa o nasci Shadow Hunters o non lo diventi. Per questo la stirpe degli Shadow Hunters si sta anche un pochino estinguendo. Ma la persona che ha rapito Jocelyn deciderà anche lui questa coppa però per questioni non così pacifiche. Se pensate che questa saga sia la tipica storia young adult vista e rivista con un po' di magia eccetera eccetera, vi sbagliate del tutto, perché questa storia è veramente una roba pazzesca. Il primo volume diciamo che è molto introduttivo, quindi succedono cose sì ma poco, e l'autrice stessa comunque, essendo il primo romanzo che pubblicava, mi sembra non è che scrivesse poi chissà quanto bene, ma vi garantisco che con l'andare dei volumi, e sono 6 e quindi ci ha messo veramente tanti tanti anni a scriverli, diventa uno stile di scrittura veramente bellissimo che coinvolge completamente il lettore, lo fa immedesimare, gli fa sentire le sensazioni che provano i personaggi. Veramente uno stile di scrittura, un modo di raccontare, di narrare le cose che a me ha lasciato completamente completamente estasiata, perché vedo proprio il miglioramento che Cassandra Clare ha fatto dal primo all'ultimo volume di questa fantastica serie, di come i personaggi cambino in questa serie, di come diventino più maturi e di come tutte le situazioni che dovranno affrontare li cambieranno in meglio, in peggio, succederanno un sacco di cose. C'è uno sviluppo dei personaggi veramente veramente fantastico, i personaggi li arriverete ad amare uno a uno, perché anche se magari non tutti sono protagonisti, anche se bene o male sì, ma anche i personaggi più secondari, magari quelli che compaiono meno all'interno della saga, magari sono appunto passeggeri, però anche se la loro permanenza sarà di breve durata diciamo, però comunque anche se compaiono per poco tempo sono molto ben caratterizzati, riusciamo a capire molte cose su di loro e comunque a approfondire cose su di loro in generale veramente benissimo, e rende questa cosa, questa caratterizzazione dei personaggi, il fatto che Cassandra Clare ci voglia far entrare completamente dentro le sue storie, dentro i suoi personaggi, appunto farci capire totalmente il loro modo di pensare, il loro modo di essere, le loro estrosità se ci sono, comunque le loro debolezze, le loro forze, insomma, in modo che tu possa completamente entrare all'interno della storia, sentirti completamente partecipe degli avvenimenti, comunque, e a conoscere i personaggi di cui stai leggendo, che non è una cosa da poco, perché spesso quando leggo di personaggi poco caratterizzati, magari anche la stessa protagonista che non mi piace perché non capisco niente di lei, non ci vengono spiegato abbastanza, non è ben caratterizzata, a quel punto non ti senti in empatia col personaggio ed è una cosa veramente veramente molto molto brutta. Ma invece in questa saga e nelle storie di Cassandra Clare in generale, l'empatia che il lettore ha con quei personaggi è veramente fortissima, perché appunto Cassandra Clare ci permette di capirli a fondo e di appunto affezionarci a loro come in nessun'altra storia. Le situazioni che dovranno affrontare li cambieranno in meglio, in peggio, succederanno un sacco di cose all'interno di questa storia che vi consiglio tantissimo, perché è di una fantasia incredibile e Cassandra Clare riesce a intersecare tutto nel migliore dei modi. Riesce a intersecare veramente le storie, magari anche molto complesse, perché le storie di Cassandra Clare non sono per niente semplici, perché partono magari da una storia di base piuttosto tranquilla, ma poi lei ci aggiunge legami, intrecci, situazioni veramente incredibili che tu non andresti mai a immaginare. Ma il bello è che tutti questi legami che ci sono tra le storie e le varie saghe che ha scritto, sempre sui Shadow Hunters o comunque tra i primi e gli ultimi libri, non sono per niente forzate, perché proprio sono studiate nel migliore dei modi, sono studiate benissimo e quindi il lettore non può rimanere in nessun altro modo se non estasiato da questo tipo di narrazione. Io vi consiglio tantissimo di leggere questa saga perché merita tantissimo.
Quindi ragazzi, se siete appassionati di fantasy, o di fantasy, di young adult in generale, se però siete un pochino stufi del fatto che un po' tutti siano sempre uguali, vi consiglio tantissimo Shadowhunters, perché è veramente veramente fantasioso, veramente particolare nel suo genere, ed è veramente uno di quei fantasy, di quei young adult di qualità. Appunto, all'inizio lo stile di scrittura non è di migliori e si vede che l'autrice era alle prime armi, ma vi garantisco che con l'andare avanti dei volumi vedrete uno sviluppo, un cambiamento totale, sia dal punto di vista narrativo che dal punto di vista dello stile e degli avvenimenti. Insomma, veramente cambieranno davvero tantissime cose e in meglio, quindi io vi consiglio tantissimo di leggerla. E niente ragazzi, allora, se siete appassionati di Shadowhunters, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, appunto cosa vi piace, il personaggio che preferite di tutta la saga, se preferite Willowgem, Simon o Jace. Ditemi chi preferite in generale secondo il vostro gusto, o in generale cosa, quale libro vi è piaciuto di più, il vostro personaggio preferito. Se vi piace la serie TV, voglio saperlo, perché a me purtroppo non sta piacendo molto, e appena finirà in Italia appunto vi farò un video in cui ve ne parlo, perché secondo me stanno stravolgendo totalmente i libri in una maniera pure brutta, almeno stravolgerli bene, li stravolgono malissimo. Quindi farò sapere le mie opinioni, fatemi sapere le vostre, se la serie TV vi piace, se vi piacciono i libri, cosa vi è piaciuto, se non avete intenzione di leggerlo, se avete intenzione di farlo, spero di avervi incuriosita, e poi fatemi sapere ovviamente cosa ne avrete pensato una volta letto. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.